Allora, io volevo fare una ripresa in macchina mentre spiegavo dove andavamo, quello che stavamo facendo e tutto, ma ci ho messo tipo 40 minuti a fare questo tra le curve e io vomito. Non c'è più una pebbra, una cavallina. Questa a sinistra è una montagna e questa fatta di roccia, e quelle rocce sono rocce. Queste rocce sono rocce. E qui a destra invece differentemente c'è un'altra montagna a forma di dirupo. Geologi stanno discutendo sulle rocce, i sassi. Noi siamo ignoranti di merda. Tra un po' stappiamo una birra e ci abbiamo un panino con la mortazza. Una mortazza e uno col prosciutto, col pane a metto. Che bello! Ma che bello! Ma che bello! Siamo su un dirupo. Un dirupo a forma di castoro che si chiama lupo. Il dirupo lupo. Giorgio è proprio un geologo tedesco che fa turismo. Sanpei. Mi sento proprio piccolo. Sono piccolo. Voi siete piccoli. Tu sei piccola. Sì, ma questo un giorno sarà tutto. Un trattore. I tritoni. Che sono i tritoni? È un animale, non hai mai visto Newton il tritone tu? Newton, super simpatico tritone, a fare al volo l'occasione per fare quello che ti va. Giorno 615. Non abbiamo ancora trovato civiltà, però per fortuna c'è dell'acqua. Esatto. Quindi sopravvivremo per altri 3 giorni. Da Macerata, i giovani della parrocchia delle SS Sacramento per devozione. Allora, pezzi di merda della parrocchia, scrivete sui muri, eh? Delinquenti del cazzo. Gesù vi odia. L'italiano è brutto perché due parole possono avere uguale, però essere diversi significato. Non so se
Si vede che non gli piace l'italiano. Esatto. Fammi vedere un esempio di come la natura prima o poi si rimpossessa di tutto. Qui sono veramente molto vicino a questo albero che si è rimpossessato della natura, no, del cartello. Guardate che bello il cartello. Siamo davanti a un bivio, ma il cartello dice che questo sentiero è chiuso, quindi prenderemo quello. Quel sentiero che quel abbiamo sentiero noi. Simba. Papà, quanto manca? Quanto? 5-6. Quella? È una montagna. Sì. Quella lì è un'altra montagna e probabilmente è la Sibilla, ma non è possibile che sia la Sibilla. Cioè, è come quando guardi la luna, sai che è Marte, ma in realtà è la luna. No, la luna si vede che è la luna. Oddio, la mentuccia selvatica lì. Oddio. Oddio, senti. Quella dietro sembra una Sibilla. Arriva Tranzone, quella in cima. Arriva Tranzone. Grande. Sì. Io pensavo che era la fava lanciata. No. Sì, molto dura, noi siamo sudati. Portazza. Ma c'è la portazza. Lo stanfo non è fatto. Tu che ne pensi? Bene, adesso stiamo riscendendo. Scendendo Vici. E andremo a un laghetto nuovo che si è formato dopo il terremoto con una frana che ha bloccato il lago, che ha alzato l'acqua, che si è formato un lago. Che mi ha al mercato mio padre comprò. Oh, comprò. Ci sei. Questo è il laghetto che si è formato dopo il terremoto con la frana di quella parete, infatti stanno facendo i lavori e l'acqua è cazzo fantastica. Sì, ma ci stai 20 secondi e non ti senti più i piedi. Ipotermia istantanea. Però è strafigo. Figo. Adesso prenderemo una strada alternativa e voi non vedrete un cazzo perché è una galleria buia. Siamo arrivati in fondo alla galleria e c'è un cancello e dobbiamo tornare indietro. Non è vero, è aperto. Che bomba! Ma soprattutto ho raggiunto i 10.000 passi. Perché la montagna è bella, è caratteristica. E la capra è il miglior animale che c'è. Dopo la donna. Dove sono questi minuti? Siamo arrivati.
Allora, Gole dell'Infernaccio, location 10. Servizio? C'era una fondanella prima del sentiero, appena, cioè poco prima del parcheggio, c'era una fondanella all'arrivo, quindi io direi 10. Poi che cazzo? Cangello. Menù? Menù è stato la pizza di Del forno Marozzi. Che ringraziamo, ma non ringraziamo Carlotta, che nella mia pizza non ci ha messo il formaggio. Neanche nella mia. E neanche in quella di Gregorio. Carlotta non sa fare le pizze. Cioè non sa fare le pizze, non le sa nemmeno comprare. E quindi tutto sommato mi piace. Voto 10.